E buongiorno cercatori, benvenuti al mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete i miei amici da tempo. In questo nuovo episodio che verrà pubblicato il mercoledì voglio andarvi a parlare di alcune differenze tra tre minerali che sono purtroppo talvolta confondibili, soprattutto per coloro i quali sono neofiti in questa materia. Della ricerca dell'oro in questo contesto, parliamo di talvolta rocce e spesso volentieri minerali. Nella nostra ricerca come cercatori d'oro, il nostro obiettivo è quello di cercare e si spera anche trovare alcune pepite d'oro e spesso e volentieri abbiamo a che fare invece con delle pagliuzze d'oro durante le nostre avventure. Stiamo parlando in particolare di pepite talvolta di un'importante caratura, in questo contesto si parla quindi di peso. Ricordate che un carato significa 0,2 grammi, quindi ogni 5 carati c'è un grammo. Però trovare una pepita di questo genere è molto raro ed assai difficile. E soprattutto per coloro i quali stanno iniziando questa avventura, si dà il caso che potrebbe essere confondibile con altri materiali che andremo a vedere nel corso di questo video. Continuiamo quindi questo nostro percorso. Tre minerali. Il primo è l'oro, ovviamente, il nostro obiettivo della ricerca. L'oro rispetto alla mica, in questo caso quando parleremo di mica parleremo sempre di una famiglia di minerali, riferendoci ad esempio alla biotite e alla moscovite, l'oro presenta una densità molto superiore. Si parla di densità variabile, ma tendenzialmente attorno addirittura, pensate, ai 15 grammi ogni centimetro cubo. Fino a 19,3 sulla base della ricchezza e della purezza in questo contesto dell'oro. Più oro c'è presente a pepita, più la densità sarà elevata e maggiore sarà il suo peso. In questo contesto specifico c'è molto argento all'interno. Quando parlo di molto si parla di 15-20% in questo contesto di questi ritrovamenti. Prima di approfondire ulteriormente una serie di caratteristiche che vi permetteranno di discernere questi tre minerali facilmente già durante i lavaggi, mi voglio soffermare ancora un attimo sul perché queste caratteristiche sono importanti. Innanzitutto, il riconoscere tramite uno sguardo attento sul campo di quali materiali avete davanti vi può fornire un'importantissima informazione di dove siete localizzati e ad esempio dove può essere soprattutto più oro. La mica è un minerale in questo contesto leggero, tende a essere dilavato durante le fasi di lavaggio. È molto frequente il ritrovamento di mica lungo i fiumi, anche perché è un minerale molto presente nella crosta terrestre. Pensate che si parla di fillossilicati con all'interno una quantità variabile di alluminio e tanti altri elementi chimici. Quando parlo di fillossilicati, parlo di una categoria di silicati che producono una struttura fillossilicatica. Sostanzialmente osserverete al microscopio una serie di fogliette sovrapposte le une alle altre. Questa peculiare caratteristica, assieme alla densità bassa di questo materiale, vi permetterà di discernerla rispetto all'oro e alla pirite.
principali caratteristiche di discernimento rispetto a questi tre materiali è il loro colore e soprattutto la loro lucentezza. Quindi, una volta che questi materiali andrete a osservarli meglio al microscopio, ma già anche con una lente a 10 ingrandimenti, potrete osservare che spesso e volentieri la pirite ha una lucentezza metallica. Con alle volte anche, soprattutto visionate la lente, potrete osservare che vi sono degli aloni tendenzialmente di un colore rossiccio, talvolta verdognolo, molto molto localizzati. Invece le pepite d'oro questi aloni assolutamente non li hanno. La pirite rispetto all'amica è più densa, ma rispetto all'oro è ben 3 volte circa meno densa. Quindi, sì, nel piatto potrete trovare al fondo, nel concentrato, la pirite. Magari anche un po' di mica, ma fidatevi che è difficile, ma il concentrato di lavaggio si spera che troviate dell'oro, sempre che non l'abbiate perso nelle fasi di lavaggio. Invece, per quanto riguarda la mica, il suo colore è molto reattivo alla composizione chimica. Infatti, una mica chiamata biotite ha un colore marroncino, ma quando si altera, cioè quando è presente in un ambiente alluvionale, quale per esempio un fiume, ecco che la mica biotite può alterarsi chimicamente e da un colore marroncino può diventare un colore dorato. Ma ricordate sempre che, come vi ho detto prima, la mica fa parte della famiglia dei fillosilicati e come tale, grazie a un test semplicissimo che potrete fare a casa o sul campo con, in questo caso specifico, un rasoio, ecco che potreste già rimuovere questi foglietti perché si dividono gli uni rispetto agli altri molto molto facilmente per la sua caratteristica di sfaldatura. Infatti, tra un foglietto e l'altro vi sono delle sfaldature e naturalmente queste sono delle località tramite una lama o ad esempio uno spillo è possibile andare a suddividere la mica in tante fogliette. Questa proprietà assolutamente non è presente nella pirite e nemmeno nell'oro. Anzi, per quanto riguarda le proprietà dell'oro, adesso vi faccio vedere al microscopio questa peculiarità, nel caso in cui con un ago o con un tagliente andreste a incidere la pepitina o il granulo, vedreste che l'oro è molto duttile e di conseguenza non viene intanto suddiviso in fogliette assolutamente, bensì rimane un solco. Vi ho parlato di diverse caratteristiche per discernere la pirite, che però una volta alterata questo solfuro di ferro può avere un colore molto simile a quello dell'oro e trarvi in inganno. Però ricordate, la pirite è meno densa e tendenzialmente con un ago non si deforma, bensì tende a fratturarsi. In che cosa? In altri cristalli di minor dimensioni, di un aspetto tendenzialmente cubico o piuttosto che pentadodecaedrico, relativo obiettivamente anche alla struttura sua dal punto di vista morfologico e soprattutto legato al suo abito cristallino. L'oro, invece, una volta che andrete a toccarlo per mezzo di un ago, rimarrà il solco e soprattutto con la forma del tagliente che avete utilizzato. Non tenderà a suddividersi, addirittura potrebbe tendere a essere tagliato proprio lungo il taglio che avete imposto con il tagliente, come per esempio un coltello oppure un rasoio molto affilato. Spesso e volentieri io invece uso un ago. Per quanto riguarda invece la mica ha un colore tendenzialmente variabile da biancastro al marroncino, ma una volta che si altera assomiglia molto alla pirite. La mica ha una lucentezza micacea molto differente. Vi consiglio sempre, nel caso in cui aveste questi tre materiali o comunque di procurarveli in qualche modo, ecco che mettendoli vicino potete fare dei confronti molto molto interessanti in questi tre materiali e comprendere come le varie caratteristiche dei tre minerali variano in colore, in proprietà morfologiche e di sfaldatura e con dei semplici test comprendere quali tre avete di fronte anche sul campo. Questo è un libro molto interessante per comprendere alcune delle caratteristiche dei minerali che avete di fronte, che troverete nel corso delle vostre avventure. In questo video parliamo di muscovite, oro e pirite, ma sinceramente si possono trovare anche delle gemme molto interessanti e particolari che talvolta, una volta tagliate e lavorate, potrebbero avere un valore collezionistico elevato. Torniamo a noi. Questo libro è molto interessante, lo potete trovare sul mio negozio di Amazon e soprattutto una volta che lo acquisterete tramite il mio link andrete a sostenere il canale senza nessuna spesa aggiuntiva da parte vostra. Ecco che io lo trovo molto interessante, in quanto suddivide i minerali per il loro colore di striscio una volta strisciati sopra una mattonella di ceramica. Anche questa potete trovarla su Amazon o su eBay. Quindi, sostanzialmente, per mezzo di questo test, che cosa si fa? Si prende il minerale, il quale si è in dubbio di cosa possa essere, si striscia
su una porzione della piastrella, si osserva il colore e si va a cercare il minerale di riferimento, i quali sono suddivisi per colore o striscio. Logicamente vi pone anche delle figure di riferimento del minerale e altre caratteristiche e modalità con cui potrete riconoscerlo. Questo libro, secondo me, è molto interessante per questo tipo di ricerca. Adesso voglio parlarvi quindi del prodotto dello strisciamento dell'oro, pirite e muscovite. Una volta che proverete a strisciare una muscovite un'amica, il colore reattivo della striscia sarà bianco, dell'oro sarà giallo e invece della pirite sarà nero-grigio. Questo può essere un tratto di discernimento molto molto interessante e molto speditivo. Potreste portarvi appresso il fiume anche una piccola mattoniera di riconoscimento, il libro di conseguenza, e già fornirebbe un interessante aiuto al vostro operato, secondo me. Quindi abbiamo parlato di colore, abbiamo parlato di colore dello striscio, abbiamo parlato di abito cristallino, che però non sempre questi minerali presentano un abito semplicemente riconoscibile al fiume, dovuto all'alterazione chimica e anche al fatto che, naturalmente, a causa delle piene, questi minerali vengono messi a dura prova. Quindi gli spigoli degli abiti cristallini ben formati andrebbero via via a essere distrutti fino a che voi, dal punto di vista dell'abito morfologico, difficilmente capirete qualcosa. Mentre altre caratteristiche che vi ho parlato, secondo me, possono essere molto molto interessanti. Questo video. Spero di avervi fornito abbastanza informazioni, sia visive, qualitative, speditive per le vostre avventure, per riuscire anche voi a distinguere questi tre minerali che spesso e volentieri, sia sotto nei commenti che per mail, mi viene posta questa domanda: ma Matteo, questa è mica? Questo è oro? Questa è pirite? Ecco che spero che grazie a questo contenuto vi abbia fornito delle informazioni utili a questo compito per rispondere a queste domande. Ricordate ragazzi, siamo dei cercatori di minerali. Nel momento in cui però state cercando l'oro, cerchiamo di non collezionare pirite o mica e pensare che questa possa essere oro. Anche perché, come avete capito, è difficile recuperare la mica perché è poco densa e va via nei lavaggi. È più semplice recuperare la pirite, ma aggiungo una considerazione che prima ho detto: la pirite è facilmente alterabile, difficilmente la troverete nei fiumi. Mentre l'oro è poco alterabile, lo troverete al fondo del piatto, tenderà poco a muoversi all'acqua, ha un colore molto riconoscibile. Ma se foste in dubbio su quale di questi minerali avete davanti, o nel caso in cui avete dubbi su altri minerali che potreste avere di fronte, mi raccomando di andare a cercare questi minerali sui libri e soprattutto, ragazzi, la prova dello strisciamento è un attimo e già vi può fornire importanti informazioni. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Non mancate, mi raccomando, di mettere qua sotto mi piace, scrivere un commento, salutarmi, mi rende sempre molto soddisfatto perché vuol dire che avete visto il video fino in fondo e io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Avventure domenica. Comunque, queste pirite sono fantastiche, veramente molto molto interessanti. E non parliamo di questo, campione. Alla prossima.